Fabriano. Questa è la Fabriano che conosciamo oggi, con il suo bellissimo centro storico e le periferie che invece appaiono un po' disordinate. Ma proviamo a tornare indietro nel tempo ed immaginare il territorio senza i tanti edifici realizzati freneticamente, uno sull'altro nel corso dei secoli. Ecco, vedremmo questo paesaggio sconfinato e più vicino a noi un terrazzamento naturale, solcato dalla piccola valle di un ruscello, il Rivo, che era un affluente del Giano. È qui che nel VII-VIII secolo i Longobardi realizzarono il primo castello, Castelvecchio. Non dobbiamo immaginarci chissà quale castello, era qualcosa di abbastanza semplice, simile a questo. Successivamente, poco lontano, fu eretto un secondo castello e poi un ponte, nei pressi del quale, secondo la tradizione, aveva l'officina un fabbro. Ma perché realizzare proprio qui delle fortezze? Non tanto per difendersi agli attacchi, di posti migliori se ne sarebbero trovati decine e decine sulle nostre colline e montagne. E allora? Per quale motivo? Per presidiare il territorio a nord, come si vede nell'immagine, questo è il motivo che appare più evidente, dove giorno e notte a poca distanza transitavano gli storici nemici dei Longobardi, i Bizantini. Già, erano le popolazioni dell'Impero Romano d'Oriente che per raggiungere Roma dalle coste adriatiche si erano conquistati un pezzo dopo l'altro, una striscia di territorio, chiamato appunto Corridoio Bizantino. Ma considera tutto questo un sogno. Ora, di questi due primitivi castelli non rimane più niente. L'intenso costruire dei secoli successivi li ha completamente sopraffatti. Per sempre.